Eccoci qui, ben ritrovati, buona giornata, buona salute a tutti, buon inizio settimana. Dalla regia di Telecolore ci seguono sempre a distanza i nostri Francesco De Angelis e Giovanni Paolillo. Oggi inizia la settima settimana che si lavora distanziati. Ed oggi, come ogni lunedì, al centro è il mare, il giorno di Pelagus, il giorno del progetto televisivo sul mare, la pesca, i pesci, la sostenibilità dell'ambiente marino pensato e promosso da noi, da Telecolore, da Quotidiano Vicina, con il CRISAP, il Centro Regione Campania sulla sicurezza sanitaria del pescato, ai nostri partner scientifici, Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II di Napoli, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno a Portici, Ordine Medici Veterinari di Salerno e Salerno Pesca. Oggi restiamo sul virus e sulla pandemia da cui molto lentamente stiamo uscendo e restiamo sull'igiene del cibo e degli imballaggi, un argomento centrale in questo momento in cui la scienza fa progressi importanti, come quello che ha portato ad un'invenzione straordinaria per l'imballaggio dei cibi e del pesce anche in particolare, nei cui dettagli scenderemo tra poco con alcuni passaggi di un'intervista con uno dei coordinatori del gruppo di ricercatori che ha contribuito a questa invenzione, il professor Aniello Anastasio, direttore della scuola speciale in ispezioni alimenti e del corso di perfezionamento in controllo della filiera dei prodotti della pesca. Ma prima alcuni brevi quesiti che oggi ci poniamo tutti, dai quali la scienza, i nutrizionisti e gli igienisti sembrano rispondere con confortante certezza. Il primo, il virus si può trasmettere attraverso il cibo? Gli scienziati che ogni giorno monitorano la diffusione del virus non registrano segnalazioni di trasmissione tramite il cibo. Gli studi condotti su precedenti focolai epidemici, simili, come per esempio la SARS, hanno dimostrato che la trasmissione avviene solo per via respiratoria e alla luce delle conoscenze attuali non abbiamo ragione di pensare che questo coronavirus si comporti diversamente. Il secondo quesito è se è meglio conoscere, consumare i cibi cotti ad alte temperature. La risposta è sempre quella, cioè che il cibo non è un vettore del Covid. Quello che è davvero fondamentale, di cui non si parla mai abbastanza, è invece il rispetto delle usuali norme di buona igiene in cucina durante la manipolazione e preparazione degli alimenti. Bisogna evitare, ad esempio, potenziali contaminazioni tra cibi cotti e cibi crudi e bisogna lavarsi le mani spesso. In ogni caso, come per altre forme di coronavirus, le temperature sopra i 60 gradi eliminano il virus. Altro quesito ancora, cosa si consiglia per conservare le confezioni acquistate, imballate al supermercato? Si sa che una persona infetta potrebbe in teoria contaminare gli alimenti o il packaging di tali alimenti se ad esempio si tossisce o si starnutisce sopra durante la preparazione, oppure manipolando il cibo con mani non lavate e infette. Tuttavia, le norme di sicurezza alimentare in vigore nei paesi dell'Unione Europea garantiscono sempre un elevato livello di protezione. Rigide misure di biosicurezza e pratiche di igiene sono applicate lungo tutta la catena alimentare e queste regole garantiscono sicurezza e protezione anche da altri tipi di contaminazione. Altro quesito. C'è un modo sicuro per il lavaggio di quel cibo che tendiamo a consumare crudo? Ci sono alcuni gesti che ognuno di noi, per esempio la verdura, ci sono alcuni gesti che noi tendiamo a fare nella nostra cucina. Ad esempio, lavarci le mani per 20 secondi con acqua calda e sapone prima e dopo la preparazione di prodotti freschi. Bisogna sciacquare i prodotti prima di sbucciarli, in modo che lo sporco ed eventuali batteri non vengano trasferiti dal coltello sulla frutta o sulla verdura. Bisogna asciugare i prodotti con un panno pulito o un tovagliolo di carta per ridurre ulteriormente i batteri che possono essere presenti. E gli igienisti e i nutrizionisti suggeriscono sempre di rimuovere le foglie più esterne di un cespo di lattuga o di cavolo. Ed un ultimo quesito attualissimo oggi che si parla di asporto della pizza oppure del cibo dai ristoranti. Ordinare pietanze cucinate all'esterno è sicuro?
Gli alimenti oggi non sono riconosciuti come una fonte, lo ripetiamo, di contagio da coronavirus. E la chiusura per tante settimane, insomma, dei locali di ristorazione era volta proprio ad evitare il contatto ravvicinato tra le persone. Per cui la risposta è sì, possiamo consumarle facendo attenzione ovviamente a rispettare le distanze, utilizzando sempre guanti e mascherine rispetto a chi ci porta le pietanze. E veniamo alla recente invenzione di questo imballaggio straordinario di cui abbiamo parlato all'inizio, perché è destinato a rivoluzionare il concetto di imballaggio industriale, per esempio dei pesci o dei cibi in genere. Si chiama con un acronimo AMP, che sta per Antimicrobial Peptides, cioè peptidi di difesa naturale già presenti in natura ed anche in noi umani, in grado di uccidere direttamente gli agenti microbici che si sviluppano nell'imballaggio e sanitizzano, anzi rendono salubre il polimero che avvolge i cibi altrimenti destinati a sviluppare batteri pericolosi per la salute. Ma cos'è questo AMP? Come è fatto? Come si è arrivati a questa invenzione, a questa scoperta? E poi da quali batteri ci difende l'AMP? Quali sono quelli più temuti e pericolosi che attentano alla nostra salute? E da quali cibi soprattutto? Sentiamo questi primi due passaggi di una recente intervista con il professor Anastasio. Come lei ha già detto in premessa, sono delle sostanze, delle molecole note da moltissimo tempo che fanno parte del sistema immunitario innato del Sì, nostro organismo. Il vantaggio, grazie, voglio dire, al gruppo, IBBR del CNR coordinato dalla dottoressa Palmieri, è stato quello di isolare, cambiando, modificando alcuni aminoacidi, la struttura di alcuni di essi per indirizzare l'attività verso patogeni alimentari, cioè patogeni che possono essere trasmessi attraverso il consumo di alimenti. professore, noi parliamo di cibi conservati o refrigerati, insomma, surgelati. Sì, parliamo di cibi refrigerati. Sì. Come lei ha più volte ribadito anche nella sua trasmissione, gli alimenti possono essere, se non correttamente preparati, veicolo di malattie alimentari. Una per tutte, la salmonellosi, che è nota, no? Molto nota anche tra i telespettatori. Ebbene, la possibilità di poter non solo avere una molecola naturale, quale appunto gli AMP, che sono in grado di indurre nulla resistenza batterica rispetto agli antibiotici tradizionali, è un Sì. vantaggio indubbio per l'industria per poter ecco, ricorrere a un minore uso, per esempio, di additivi. L'altra cosa che ci deve è che queste molecole sono appunto una classe di molecole, variando qualche aminoacido, è possibile far sì che invece di agire contro un patogeno alimentare, esse possono agire contro, per esempio, agenti che sono responsabili dell'invecchiamento, del deterioramento del prodotto e quindi allungare in maniera naturale, posto degli additivi, la shelf life, cioè la vita commerciale del prodotto. E questo è l'indubbio vantaggio connesso a queste molecole. Nel telespettatore può sembrare che è un prodotto vecchio che noi in maniera artefatta Certo. diciamo che lo conserva naturalmente in Sì. maniera diciamo così, più lunga rispetto al perché ciò che fa invecchiare il prodotto sono dei microrganismi particolari, cosiddetti alteranti. Se noi combattiamo questi microrganismi, allunghiamo la conserva, non lo ringiovaniamo, non lo ripresentiamo, facciamo sì che ci metta più tempo ad invecchiare. È attivo, notoriamente contro la listeria. La listeria è un monocytogenes, è un patogeno responsabile di malattie alimentari che, le dico un esempio, recentemente abbiamo avuto casi di morte in Europa connessi al consumo di salmone sottovuoto, per cui chi ha mangiato questo salmone, che era stato preparato probabilmente in maniera errata, contaminazione di processo, ha subito, erano soprattutto persone immunodepresse, hanno subito una serie di danni fino alla morte. Quindi, questo è un elemento fondamentale, poter disporre di un qualcosa che combatte un patogeno così importante. Infatti Però, noi... come le dicevo prima, Sì, come le prego, dicevo professore, prima, dica. anche qui è opportuno dare un buon messaggio a chi ci ascolta. Se c'è un'igiene di processo, il patogeno probabilmente non c'è, anche
A noi quello che è rivoluzionario per l'azienda, per l'industria, è poter allungare la conservabilità, perché permette, ripeto, in maniera naturale, senza l'uso di additivi, di poter allargare i circuiti commerciali. Pensiamo, per esempio, a un prodotto tipo lattiero caseario, oltre al salmone, fatto con latte crudo che ha pochissimi giorni di conservabilità. La possibilità di poter arrivare a 2 o 3 giorni significa allargare in maniera, ripeto, naturale, ecosostenibile, la durabilità del prodotto e quindi allargare il raggio commerciale dell'azienda. Quindi abbiamo un vantaggio per il consumatore di un prodotto sicuramente ecosostenibile, dall'altro dell'azienda di poter allargare il proprio raggio commerciale, ripeto, Sì. senza ricorrere all'uso di additivi. È venuto, ripeto, sulla sequenza aminoacidi. Sono un gruppo, sono un numero limitato di aminoacidi che, Sì, intervenendo, seguendo e incapsulando un altro aminoacido, si cambia il meccanismo di azione piuttosto che il target bersaglio. L'altra cosa che mi premeva sottolineare era questa, che chiaramente questa sostanza, cioè questo MP, non viene incorporato direttamente nell'alimento, perché questo presuppone un iter autorizzativo da parte del Ministero della Salute. Noi che abbiamo fatto, sempre in collaborazione con l'IBBR, abbiamo incorporato questi aminoacidi all'interno del polimero che costituisce l'imballaggio per foglie di plastica, per capirci, che avvolge l'alimento. Sì. Quindi con una tecnologia innovativa, una tecnologia alta, quindi molecola base incorporata nel polimero funzionale che costituisce l'imballaggio primario dell'alimento, fa sì che questo imballaggio si rientri nella categoria del cosiddetto active packaging, cioè packaging attivo, non più passivo, cioè non cinge solo l'alimento, ma interagisce in maniera positiva, ovviamente, con il. Bene, avete sentito, ma questa molecola è ancorata ad un polimero flessibile, ad esempio un film di quelli che avvolge i cibi, oppure può essere anche rigido, ad esempio un film, una confezione rigida, per esempio uno scatolo. E da quali prodotti alimentari si applica? È un prodotto industriale o si potrà piegare anche ad usi domestici? E poi quali ulteriori sviluppi sono possibili da una scoperta del genere? Sentiamo questi ultimi passaggi dell'intervista con Aniello Anastasio. Sì. Per capirci, nulla vieta che il tetrapack, il tetrapack, quelli che noi conosciamo nella classica busta di latte, no? Che compriamo ogni mattina, possa essere utilizzato con queste coltive. È normale, ci deve essere un piano industriale nel quale l'azienda vuole investire in questo, perché chiaramente fissare questo MP all'imballaggio, sia esso flessibile o non, ha dei costi. Quindi la cosa è il lab scale, cioè noi sappiamo che funziona. E la tecnologia funziona. L'applicazione industriale prevede, come tutte le cose, tutte le tecnologie innovative, un investimento da parte dell'azienda. Professore, quindi adesso si aspetta, poi insomma, questa invenzione, questa scoperta va, come dire, deve passare attraverso, diciamo, attraverso i canali, diciamo, formali per il brevetto. Deve essere Allora, le ripeto. approvata da quale organismo? Dal Ministero, dall'Istituto Superiore della Sanità? Allora, ripeto, sono un gruppo di molecole. Una di queste già è stata brevettata sia a Sì, livello sì. nazionale sia a livello internazionale. Ribadisco per un dovere istituzionale che il brevetto è in capo alla società Matthias, che l'ideatore è il gruppo della dottoressa Palmieri, e in più i coautori sono appunto il Dipartimento di Veterinaria e l'Istituto Zooprofilattico. Questo gruppo Sì, così sì. complesso, ognuno per proprie professionalità e competenze, ha dato vita a questa sinergia che ha permesso, ripeto, di fare un brevetto sia nazionale che internazionale. Sì. Professore, noi abbiamo un po' indagato sulla rete. Voi mi pare che siate i primi nel mondo perché diciamo, questo aminoacido viene utilizzato per altri scopi. No, io non ho letto sui portali americani o inglesi di un'applicazione del genere. Siamo i primi, insomma. Sì, diciamo, sembrerebbe di sì, nel senso che questi AMP, non, questi peptidi di cui stiamo parlando, sono utilizzati soprattutto dal gruppo canadese e americano, però per combattere patogeni responsabili di malattia tipo Sì, ho letto per il cancro, per esempio.
nell'uomo, nel cancro, sì, sì. Per la food industry, quindi per il settore agroalimentare, sembrerebbe la prima applicazione. Sì, cioè sì. Non abbiamo fatto altro, cambiare qualche pace, abbiamo visto, proviamo, vediamo se oltre a funzionare contro patogeni per l'uomo, che so, legionella, stafilococco, se funziona anche contro patogeni trasmessi con gli alimenti, e sembrerebbe proprio di sì. E questa è stata la svolta. E le ripeto, perché il sistema, la sostanza ha questo potere antibatterico spinto, l'idea è quella, per esempio, di utilizzarlo attraverso sempre un altro complesso di funzionalizzazione, per esempio in un sanitizzante dell'industria alimentare. Anche lì il vantaggio sarebbe l'ecosostenibilità e l'ecocompatibilità. Pensiamo ai detergenti ai sanitizzanti che attualmente si usano, sia a livello domestico che a livello industriale, candeggina, quindi derivati del cloro, derivati dei sali quaternari di amonio, alcoli. Ecco, questa molecola opportunamente sciolta nel sanitizzante potrebbe garantire lo stesso effetto antibatterico che ha nel packaging. Quindi questo è un uso sicuramente che già stiamo sperimentando, già abbiamo pubblicato un lavoro su riviste internazionali in cui viene ribadita l'efficacia anche in tal senso. Professore, noi parliamo di imballaggi industriali. È ipotizzabile un uso anche domestico da parte di noi consumatori un domani? Le ripeto, come imballaggio, diciamo così, se ci sarà nel futuro un'applicazione vasta, è chiaro che anche l'uso domestico di queste potrà essere considerato, però sì. È frutto del successo che potrà, speriamo, avere a livello industriale. Quello che vedo, certo, in effetti più fattibile a livello domestico è il discorso del sanitizzante, dove a livello dove molto spesso noi contribuiamo in maniera indiretta, purtroppo, noi consumatori al fenomeno dell'antibiotico resistenza, perché utilizziamo delle molecole molto forti come sanitizzanti domestici inconsapevolmente, e quindi anche quelli fanno selezione batterica ai fini purtroppo dell'antibiotico resistenza. Bene, siamo verso le conclusioni, quello che vedrete domani martedì 28 aprile, come sapete, prima quotidiano Medicina News, in un minuto e mezzo la notizia del giorno, subito dopo il focus. Domani restiamo ancora sull'igiene, tema ormai dominante in questo frangente, ed in particolare sull'igiene, questa volta degli animali domestici. La scorsa volta, ricordate, era il cane, ora l'igiene del gatto, con Domenico Carratù, medico veterinario comportamentalista. Bene, è tutto, grazie ai nostri due registi, Giovanni Paolillo e Francesco De Angelis, grazie a voi da casa, e linea alla sigla e alla rete.